da segnalare purtroppo un incendio al Fisherman's Wharf di San Francisco, Stati Uniti d'America. La bellezza di circa 125 vigili del fuoco si sono impegnati nel domare le fiamme che si sono sviluppate all'interno di un deposito al Pier 45 che si trova nel quartiere della città della California. Al momento, per fortuna, non si registrano feriti. Il molo è stato completamente evacuato. Un terzo del Fisherman's Wharf di San Francisco invece è andato perso proprio nelle fiamme. Di ciò ci informa il Fire Department di San Francisco. Il molo, vi ricordo che è una delle zone del turismo per eccellenza della città per quanto riguarda i diversi musei e ristoranti e perché partono dei traghetti che vanno a finire proprio nell'isola di Alcatraz. L'incendio, da come si legge nel web, pensate che ha distrutto un impianto per il processamento del pesce, un magazzino, minacciando per circa 60 minuti un'ora di tempo la zona turistica della zona. Più di 50 camion dei vigili e 150 pompieri impiegati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme del Pier 45, dove è ancorata la SS Jeremiah O'Brien. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va. Commentate. Un salutone caro da Leandro, alias il narratore italiano di YouTube.